Ragazzi, siccome il calciomercato a livello magari di nomi grossi, no? Dorme un pochettino, perché ultimamente sta dormendo un pochettino, sì, ho ufficializzato Renders, Cuadrado, ma sono video che già abbiamo fatto. Parliamo sempre in casa Juventus, parliamo comunque sempre in casa nostra, perché andiamo qua, diciamo, a parlare di notizie di mercato ufficiali che riguardano i nostri giovani della Juventus. Esattamente, di chi sto parlando? Sto parlando di Filippo Ranocchia all'Empoli e di Tommaso Barbieri al Pisa, ragazzi, addirittura al Pisa, quindi Tommaso Barbieri va in Serie B. Vi dico un attimo la formula, no, è tutto delle due operazioni, poi vi dico cosa ne penso, se magari questi due che ne so, questi due giocatori potranno avere un futuro nella Juventus oppure no. Allora, ragazzi, iniziamo da Ranocchia. Dopo l'acquisto di Jasi dallo Spezia, ormai definito, l'Empoli piazza un altro colpo importante. Secondo quanto riporta Sky Sport, siamo ormai alla firme per il trasferimento di Filippo Ranocchia in azzurro. Quando in realtà, ragazzi, è già ufficiale, perché questo qua è un articolo un po' più vecchietto. Ranocchia è ufficiale all'Empoli. Il calciatore della proprietà della Juventus arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dei bianconeri. La stessa operazione che ha fatto il Milan con Colombo e Lecce, no? Il Milan lo dà per tot cifra, il Lecce lo riscatta e il Milan lo controriscatta. Le cifre sono queste, ragazzi. Allora, il riscatto si aggira intorno ai 5 milioni di euro, quindi se l'Empoli vuole riscattare, alla Juventus gli dà 5 milioni di euro. La Juventus poi può controriscattarlo a 7 milioni di euro, quindi 2 milioni in più, per il classe 2001. Calciatore che comunque, ragazzi, in prestito al Monza, possiamo dirlo, ha fatto poco. Con questo Monza, con Paladino, che poi alla fine è riuscito a trovare una squadra forte a centrocampo, anche una corazzata. Ranocchia non si è messo a rimostra. Ha giocato anche comunque con la Cremonese in passato. Ha fatto tanti prestiti. Ranocchia, io devo essere sincero, ragazzi. Penso che questo qua sia l'anno definitivo. Se Ranocchia spicca, può essere che magari un domani possa avere anche un futuro all'interno della Juventus. Se anche con l'Empoli, no, non trova il suo spazio, fa fatica comunque a giocare, allora secondo me qua si complica un pochettino il futuro di Ranocchia per quanto riguarda la Juventus, ragazzi, perché la Next Gen ne produce tanti talenti, però non tutti poi possono fare il salto di qualità e arrivare a giocare alla Juve, come Ilin Junior, come Fagioli, che è andato in prestito alla Cremonese e si è guadagnato il posto da titolare, lo stesso Miretti. Qualcuno ce l'ha fatta, qualcuno deve fare più prestiti e poi non è detto che ce la possa fare. Ripeto, a Empoli per me Ranocchia può trovare la sua stabilità, potrebbe fare anche un buon campionato, deve dimostrarlo. A Empoli deve dimostrarlo. Se non lo dimostra neanche a Empoli con Paolo Zanetti, ragazzi, onestamente parlando, non so se la Juventus poi gli possa dare un'altra possibilità. A questo ragazzo è comunque un classe 2001. Staremo a vedere la sua stagione. Comunque, per me, l'Empoli piazza un colpo importante a centrocampo. È un nome in più che comunque ti trovi, no? Con Ranocchia. Passiamo invece a Tommaso Barbieri, ragazzi. Tommaso Barbieri che ha fatto qualche presenza, due o tre forse, con la Juventus l'anno scorso in un anno disastrato. Terzino che comunque a me non dispiace, mi piace come spinge. Va al Pisa, ragazzi, in Serie B. La Juventus propone la stessa formula di Ranocchia, no? Il Pisa praticamente lo manda in prestito con diritto di riscatto. Il Pisa lo potrà riscattare a 2 milioni, no? E il contro riscatto della Juventus in questo caso è fissato a 3 milioni. Ranocchia viene valutato un po' di più, Barbieri un po' di meno, è anche un difensore. Si è visto anche un po' meno nel calcio che conta, no? A parte qualche presenza qua e là con la Juventus, Barbieri è sempre stato con la Next Gen, quindi non ha un valore così alto come appunto può averlo Filippo Ranocchia. Però comunque anche qua, ragazzi, vedete, la Juventus, per non rischiare di perdere i giocatori, di perdere i giovani, ci mette sempre il controriscatto ed è giusto così. Meglio così, perché poi magari potevo pentirci di aver perso qualcuno di importante. Anche Barbieri, ragazzi, è da valutare. È ovvio che è un po' più diversa la questione tra Barbieri e Ranocchia, no? Barbieri farà un anno in Serie B,
E che poi non è detto, perché Serie B allora il campionato è meno competitivo, perché loro comunque, ragazzi, sono della next gen, loro comunque giocano nella Lega Pro, che sarebbe Serie C. Già per loro la Serie B è uno step in più in avanti, una difficoltà di campionato più elevata, e quindi possono crescere in quei campionati. Ricordiamoci Fagioli con la Cremonese, protagonista che fece andare la Cremonese in Serie A, e quest'anno Fagioli è esploso con la Juventus. Ecco, Barbieri comunque in Serie B può comunque crescere e dire la sua. Ovvio che Ranocchia in Serie A può proprio essere protagonista volendo, se vuole, no? Può prendersi il palcoscenico che è il centrocampo dell'Empoli, lo staremo a vedere. Barbieri, io spero che comunque possa giocare col Pisa, che il Pisa lo metta a titolare spesso, cosa che spero anche con Ranocchia, perché magari poi ragazzi sono bravini anche, però se poi alla fine non giocano, non li fanno giocare, capite che poi è difficile farsi mettere in mostra, spiccare e far vedere quanto vali. Con quel Monza lì per Ranocchia era difficile. Con questo tempo lì qua si può fare. Barbieri in Serie B. Ora io non so il Pisa che c'ha come terzini. Però essendo in Serie B spero che appunto possa fare più presenze possibili per mettersi in mostra e dimostrarci quanto vale anche questo ragazzo. E poi a fine anno, ragazzi, staremo a vedere se queste rispettive squadre qua le riscattano, questi giocatori qua. Ed eventualmente vedremo se poi la Juventus crederà ancora nei ragazzi e li di contro riscatterà. Staremo a vedere. Oppure, ragazzi, prestito con i titoli di riscatto, entrambi non vengono neanche riscattati, e a prescindere dalla Juventus, anche se ci crede o non ci crede, i giocatori comunque torneranno alla base. Staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere. Sono comunque due notizie che comunque mi andava di dire, perché comunque sono sempre giocatori della nostra Juventus. Ora vuoi non vuoi, next gen o no, Ranocchia in realtà ormai non è più proprio next gen, perché ormai è la prima squadra da un pochettino di tempo, no? Che gira comunque nelle squadre importanti, Monza, Cremonese, Empoli. E Barbieri, vediamo, vediamo, sono curioso. Fatti sapere un po' voi cosa ne pensate, ragazzi, di questi due ragazzi qui sotto nei commenti. Scusate il gioco di parole, però ditemi un po' come la pensate voi su questi due giovincelli. Lasciate un bel like se comunque il video vi è piaciuto. E mi raccomando, anche iscrizione al canale, che è fondamentale, non costa nulla. E per me dare il vostro supporto, basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti. Se lo fate, vi ringrazio di cuore ed è gratuito, mi supporto così. Condividete anche con i prossimi loro e attivate la campanella notifiche, così non per il prossimo video che usciranno. Link c'è anche da Barry Fusi Channel, e link c'è anche dal mio profilo Twitter, TikTok, Facebook, i miei social. Comunque c'è tutto in descrizione. Qui da me che è tutto, fino alla fine sempre forza Juventus. La Juve si libera dei pezzi piccolini, prova a piazzare anche i pezzi grossi con gli stipendi grossi. Tutto in uscita, giuntoli è stato chiaro. Prima bisogna far uscire e poi al massimo far entrare. Bella.